L'obiettivo che ci siamo dati e che quindi l'unità tecnica di missione, la struttura tecnica di missione porterà avanti è proprio quello che, sul quale vi siete pronunciati poco fa. Io non sono abituato ad essere un po' più concreto, forse meno, diciamo così, meno in grado di parlare su temi che magari sono, possono sembrare fumosi se detti da un politico, però il politico nel caso specifico dà un obiettivo. L'obiettivo è quello di essere un modello di ricostruzione, per essere all'avanguardia, avendone la possibilità, per una forma di ricostruzione che sia una ricostruzione da un punto di vista energetico e di efficienza energetica assolutamente un modello per certi versi. Tra le tante questioni e tra le tante ragioni che sono state sollevate di opportunità per l'intero nostro mondo e non solo per la ricostruzione dell'Aquila, io aggiungerei anche un altro. Se dovessimo pensare a quale può essere la fonte di energia, diciamo, più importante per il futuro, non c'è mai dubbio che sarà quella dell'efficienza energetica, cioè della possibilità di utilizzare la stessa magari quantità di energia che è necessaria per portare avanti quelli che sono i meccanismi di una civiltà molto tecnologica, molto avanzata, molto industriale, però consumando molte meno risorse di quelle che abbiamo consumato nel passato. Quindi questo è un interesse dell'umanità e noi qui cogliamo l'occasione per fare la nostra piccola parte. Per quanto riguarda l'energia, ripeto, anche per quanto riguarda la regione Abruzzo, credo che sia stato molto importante questo tema. Voi sapete che c'è un piano regionale per l'energia che si pone obiettivi ambiziosi. Vorremmo entro il 2015 raggiungere un livello di produzione da fonti rinnovabili pari al 51% di quello che è il consumo interno di energia da parte della regione Abruzzo. Per fare questo ci vogliono tre cose: programmazione, e la programmazione ovviamente deriva con i piani, tra cui il piano energetico regionale, risorse, e su queste risorse si sta lavorando e si è lavorato per quanto riguarda i fondi FESR, per quanto riguarda i fondi FAS, che speriamo arrivino il più presto possibile. Non dipende dal fatto che ci vengono bocciati, ma dal fatto che ci sono problematiche di altro genere. Non c'è una regione italiana che ha ricevuto un euro di fondo FAS fino ad oggi. E terzo, ci vuole anche una semplificazione delle procedure, perché abbiamo visto quanto sia difficile raggiungere questi obiettivi. Però al di là di questo, avevo preso un appunto. Di che cosa vi parlerà? Quale sarà il primo quaderno che la struttura tecnica di missione offrirà? È proprio le linee guida per la ricostruzione, la riqualificazione, per la ricostruzione energetica, rectius per la riqualificazione energetica della ricostruzione. Le linee guida della struttura tecnica di missione sono pronte, l'architetto Fontana potrà illustrarle. Io per adesso interrompo il mio intervento, magari tornando successivamente sul punto se lo riterrete opportuno. Voglio solo puntualizzare una cosa. Noi qui oggi siamo venuti appunto con una proposta tra virgolette semplice, anche, no? Un discorso di buon senso, in cui se vogliamo si concretizza, se proprio vogliamo ridurla al limite, è facciamo venire fuori 31 milioni di euro, cioè il costo di due condomini del progetto case. Quindi possiamo stare qui fino a stasera a parlare di modelli eccetera eccetera, no, alla fine della fiera, se saltano fuori 31 milioni, noi riteniamo, con il nostro buon senso di casalinghe, no, di serve che hanno fatto i conti, venga messo in moto questo volano, che noi con i nostri conti ci saremmo sbagliati di qualcosa, ma non di molto, dimostriamo che l'effetto moltiplicatore di questi 31 milioni, insomma, è significativo. Ecco, quindi questo per puntualizzare poi la base, come diceva l'amico di cultura d'impresa, la benzina per far partire il motore. Ecco, poi l'altro elemento che così mi preme sottolineare: siamo contentissimi che la regione sta sviluppando queste linee guida, ci piacerebbe che momenti così non siano solo sul nostro invito, ma magari venisse anche un invito dall'altro.